sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Alla Nereo Rocco di Trieste si affrontano Triestinelle, ecco, quinta giornata di campionato, girone A. In Serie C gli alabardati cercano la prima vittoria stagionale. Lecco vuole il poker consecutivo. Arbitra la signora Maria Marotta di Sapri. Subito Triestina in avanti. Lecco ci prova. Zambataro. Kraja, brutta palla persa a centrocampo dai giocatori dell'Lecco. Allora può spingere Giorno che allarga. C'è l'1-2, ottimo. Poi la conclusione, la grandissima parata su Galazzi di Pissardo all'incrocio dei pali. Missile di Galazzi dopo l'ottimo scambio con De Luca. Grande intervento di Pissardo. Decimo minuto, insiste la Triestina. Giorno che allarga sulla sinistra. Ancora le finte, poi il cross da sinistra dentro per De Luca che la stoppa e infila Pissardo per il vantaggio della Triestina. Fulminata sulla linea la difesa dell'Ecco, immobile, si fa prendere in castagna da De Luca che elude il fuorigioco, controlla apparentemente con l'avambraccio, ma rivedendolo si può ammirare lo stop di petto, anche se rimane qualche dubbio. E poi con il sinistro De Luca riesce a portare in vantaggio i suoi. Zironelli ha qualcosa da dire. Bucchi sulla graticola prima di questo match spinge i suoi verso il successo. Solo Triestina nel primo tempo, De Luca sempre presa in velocità, la difesa dell'Ecco che apre il gioco dall'altra parte dove c'è Crimi dentro il pallone, splendido per la corrente, ancora De Luca con i tempi giusti provvidenziali, Enrici e Merlisala, supporter dell'Ecco che cercano di spronare la squadra di Zironelli, giunti numerosi anche quest'oggi dall'Ecco. Calcio di punizione, passata la mezz'ora per la Triestina, colpo di testa di Volta che non inquadra i pali nello specchio difeso da Pissardo. Ancora Volta per Giorno. 34esimo, solo Triestina nel primo tempo. Lecco che sbaglia molto, non riesce a costruire gioco. Il colpo di testa e poi Trotta sfiora con questo mancino a giro il gol del 2-0. Altro pallone perso in orizzontale da Ganzi, in questo caso per il Lecco che dà il via alla ripartenza. Spinge fortissimo De Luca che apre per Trotta. Questa volta Trotta entra in area con il sinistro, fulmina Pissardo per il raddoppio degli alabardati. Tutto molto bello per la Triestina con la transizione portata benissimo dal numero 7 De Luca. La rivediamo a breve nel replay. E poi l'assist per la corrente Trotta che salta Marzorati con un po' troppa facilità, qui va detto, e deposita in rete di Mancino per il 2-0. Perde palla nella ripresa la Triestina. Zambataro prova la conclusione, viene murato però dal numero 6 Lopez. Sembra esserci un cambio con l'ingresso di Mastroianni. Lecco prova la svolta della partita. Qui giudici la conclusione di Masini, troppo alta. Siamo al 51esimo, Lecco ci prova con orgoglio e con maggiore qualità, la Triestina a bassi ritmi, Iocolano, Merlisala di testa, la grande parata per Martinez, questa è la più grande occasione dell'Ecco nella partita, lo resterà con il colpo di testa di Merlisala, poi si spegne però l'ardore dell'Ecco, la Triestina può controllare bene abbassando i ritmi, poi ci prova Procaccio, qui la conclusione velleitaria però. 94esimo, non succede più nulla, la Triestina porta a casa la prima vittoria stagionale per riprendersi in partita. Bucchi salva la panchina e prova a far ripartire la stagione degli alabardati per il Lecco di Zironelli, è il secondo KO stagionale dopo quello di Vercelli, è la prima giornata.